Beh, emergono sempre il tema delle lentezze, delle difficoltà che sono legate ovviamente a vari aspetti. Dal mio giudizio, quelle più significative continuano a collegarsi agli aspetti normativi. Troppe norme ordinarie in questa situazione straordinaria, la necessità di rafforzare e utilizzare appieno tutto il personale che abbiamo a disposizione, poter fare una ricostruzione pubblica molto semplificata, non con le regole ordinarie come abbiamo oggi, e anche sulla privata non basta spostare dall'ufficio di ricostruzione dei comuni, che già sono protagonisti nella ricostruzione privata delle leggere, ma occorre semplificare proprio il meccanismo, il metodo, trovare formule più semplici che non sia una pratica ordinaria. Se viene fortemente semplificato la modalità di gestire e derogare il contributo, lo può fare benissimo i comuni come lo può fare l'USR, ma l'essenziale è la semplificazione, non chi lo fa. Non è che un processo complicato spostato totalmente sui comuni divenga per questo più semplice, anzi avremmo, credo, delle difficoltà estreme per i comuni stessi.